tante iniziative di vario genere che culminano con un grandissimo evento, che è quello che riproponiamo anche quest'anno, della Notte Gialla, con una grande bolla, una grande isola pedonale per quanto riguarda la zona centrale della parte bassa della nostra città, con un artista di grandissimo successo, un artista famoso, un artista che ha vinto Sanremo, un artista che insomma ha una storia importante, che è il cantautore Ron. L'ingresso è sempre stato gratuito, anche quest'anno sarà gratuito, non ci saranno tutte le problematiche che purtroppo sono emerse l'anno scorso per via delle prescrizioni della Prefettura e della Questura legate alle emergenze sanitarie. Sono stati i festeggiamenti a Brecciarola in questi giorni. L'impegno è quello di organizzare nuovamente a Natale un'altra iniziativa sempre a Brecciarola, mentre a San Martino una bellissima serata di cabaret molto originale con un format dell'artista abruzzese ma ormai famoso a livello nazionale, Federico Perrotta. Siamo felici perché c'è anche questa considerazione che abbiamo voluto dare alle periferie della nostra città, ai quartieri comunque diciamo estremi della parte bassa di Chiediscalo. Ovviamente una notte è una manifestazione però che riguarda tutta la città. È nostro intento quello di favorire i commercianti e tutte le attività sul territorio, quindi è stato l'invito nostro anche oltre Ron, che è diciamo l'artista importante, ci saranno varie manifestazioni per le strade. Abbiamo esortato i commercianti a vestire le strade di giallo. Ron Acustico, sì, è molto più intimo. Ron è un grande artista, quindi questi artisti riescono a dare il massimo anche in queste versioni, anzi soprattutto in queste versioni, perché sono effettivamente musicisti, sono persone che suonano, che cantano, che hanno fatto la musica, quindi è un cantatore a tutto tondo. È ancora più bello per chi ama la canzone d'autore e questo tipo di musica.